Torino, 20 maggio 2011, stiamo andando al Monte di Pietà di Torino per vedere se le cose erano cambiate, ossia la presenza di numerosi pregiudicati che fanno ricettazione fuori dal Monte di Pietà di Torino. Due mesi fa li avevamo filmati mentre gli vendevamo l'oro che veniva pesato all'interno del negozio. Vediamo se a distanza di due mesi qualcosa è cambiato. Fabiano Manzi, associazione SOS Racchettosura Torino. Sono le ore 11.10. Esattamente che in fondo? Eh? In fondo? Cioè, voglio vendere oro, brillanti, orologi. Vedere, io ho qualcosa da vendere. Vieni qua, andiamo al piano negozio. Cioè. Una volta sono andato a finire lì sempre con Maloro lì. Sì. Sono venuti i carabinieri. Allora abbiamo scappato tutto. Sono andato lì, io stavo cadendo di là, mi sono aggrappato al fumarolo. Ho capito. C'erano i colombi che sono volati, allora la calcina che è andata giù sulla gazzella dei carabinieri. E bastardi, si piccioni, invece ero io. Come andavo giù. Niente, sono stato. Stato dal compror, ma senza documento. No, c'era il documento. Non provare, non provare, non provare, non provare, non provare, non provare, sono andato a, come l'ho detto a lui, non provare, ma sono senza documento, perciò ci sono provare, non provare, non niente. È una pietra da togliere. Vabbè, per adesso vediamo come. Cercate di farmi una valutazione buona, perché i tempi sono brutti. Bisogna provare. Bisogna provare tutto. Non mi capite adesso. Ma bisogna togliere i pietre. No. Sono pietre. Che sei, siciliano? Pure tu? Eh? Ho detto pure tu. Che provincia sei? Siamo due. Se ne siete pure tu? Sì. Ma io sono Calabria. E dopo? Di Niscemo. Sono l'acciaio, tiene la pietra, capito? E li fanno apposta bianchi. Ma tu non sei un bidonista, sono i bidonisti che li fanno bianchi apposta. Ah beh, certo. Allora pigliamo una catena. Comunque, vabbè, e anche ma ha dato il mio amico, mi fa. Prova a vedere quanto com'è la storia e detto, vabbè, ci penso io, vediamo quello che possiamo ricavare. Troppo, ti ripeto a Dio, sono andato a comproro senza documenti, cazzo devo fare? Documenti, fare un controllo, c'è una scheda così. Questo qua non mi sembra. Tiene, uguale, tiene, vieni che pensa che c'è. Ecco anche che tiene. Ecco, vai lì. L'acciaio tiene uguale. Quanto è tutto? Cazzo di pietre. Devo togliere le pietre, bisogna vedere. Dai, quante, dai, 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 quante, dai. 34. Per solo 30. Metti 4 grammi di pietre. Sì, metti anche di più. C'è questa qui che pesa già questa 4 grammi. 30 grammi puoi prendere. Sono 600 euro. 30 grammi. 100 grammi. 100 grammi. 600. Di più niente. Ma vero? Non volevo le mezza grammi. Ho capito. E te, tu ti leggo. Calma, calma. Vabbè, adesso vediamo. Vieni tu, no, permettici. Dico a mio amico, vediamo cosa dice. Perché giustamente mi ha dato a me sto compenso. Sì, perché. E vabbè, ci provo io, vediamo cosa vi dicono e poi casomai. No, no, è lì, tanto è lì. Questa è la stessa mia, questa. Vabbè, dai. Fino a che ora siete qua? Noi siamo fino al 12:30. Ho capito. Vabbè, io il tempo che rintraccio lui e vi faccio sapere. Va bene. Grazie mille. Grazie, ho conosciuto un paesaggio. Ok, vi saluto. Ciao. Come avete visto,
anche qui questa volta ci sono cascati, se vogliamo dire così, lo hanno portato lo sgabuzzino, è stato pesato loro, 600 euro, sono tutti pregiudicati, io ne ho contati fuori almeno una quindicina, nel frattempo ho visto delle persone che andavano ancora lì, ancora da altri, a vendergli dell'oro, delle catenine, qualcos'altro, insomma uno scandalo che si consuma oramai da troppo tempo in questa città e che noi tenteremo in qualche maniera di far cessare. Giuliano Manzi, associazione Sessi e Racket Usura Torino, questa registrazione viene chiusa alle ore 11.30 del 20 maggio 2011.